Semaforo verde, hai alzato la frizione. Quali sono state le tue sensazioni? Niente, di arrivare all'arrivo e basta. In maniera tranquilla, senza. Sì, sì, sì. 12 anni che corro con le moto da cross, quindi. Quindi diciamo partire sul cancelletto è un pochino diverso di completamente partire. Completamente diverso rispetto alle macchine da corso. Quindi partire da solo è una passeggiata. Sì, 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 sì. Bene, bene, l'esperienza del motocross sicuramente ti avrà aiutato a gestire l'adrenalina. Sì, sicuramente. Tu a prima gara sei arrivato su, al di là del risultato sei venuto ben venga, se no comunque sei tranquillo felice. Vuoi ringraziare qualcuno? No, no, a posto. Ringrazio a mia cognata, a mia moglie e i miei amici. Perfetto, grazie. Bene. Michael. Grazie, non vorrei giornare. RS 1006, terzo classificato Michael Lombardo. Michael Lombardo, non c'è. Sta arrivando, Michael, dai, 4.50, sesta piena, poi. È la prima gara, me l'ha detto in assoluto, mi ha detto che in partenza non trovava un particolarità. In quanto lui è abituato col cancelletto di partenza, dove su 20-30 motocross lui doveva girare per primo e quindi secondo classificato Domenico Norberti vince l'assoluto di gruppo l'RS 1006 Luigi Molinetti. L'assoluto di gruppo lo facciamo con primo di RS 1006 e assoluto di gruppo. Premia a Luigi Molinetto Mimmo Romeo. No, va bene così. Questo è l'RS 1006. Grazie. Passiamo all'RS Plus.